Allora raga, fuori le idee. Lopetegui non possiamo prenderlo. Chi scegliamo come nuovo allenatore? Chi è Lopetegui? Non importa, Zlatan tanto non viene. Altri candidati? Io onestamente gradirei un profilo internazionale. Qualcuno che conosca il calcio europeo, che possa dare una nuova visione a questa squadra. Ah, mi piace come idea. A chi stavi pensando? Non lo so, qualcuno tipo Farioli? Ma non è italiano. Sì, ma allena in Francia. Di solito pescano bene da quelle parti. Ah, ci sta. Quanto costa? Non molto. Così ci sta ancora di più. Però non mi pare che abbia tutta questa esperienza. Altri nomi per curiosità? Zlatan, tu chi consigli? Ma io sai che onestamente neanche ho capito che cosa ci faccio qui. Qual è il mio compito? Sai che non ho capito neanch'io onestamente. Vabbè, tu Paolo a chi pensavi? Secondo me la panchina dell'allenatore deve essere posta al di sotto della tribuna d'onore. Potremmo anche aggiungere una business experience. Qualcosa al costo di 3000 euro. Così uno potrà sedersi al posto del coach per 5 minuti in una partita vera. Ma di cosa stai parlando? Non stavamo parlando di come dovrebbe essere la panchina dell'allenatore nel nuovo stadio? Ah già, che tu pensi soltanto a quello. Comunque no, stavamo parlando del nuovo allenatore. Non della panchina dell'allenatore nel nuovo stadio. Lascia stare. Comunque l'idea dell'esperienza business tienila. Magari ne riparleremo. Certo, certo. Ho anche pensato a far riscaldare i giocatori al bar. Così mentre stai per ordinare lo spritz li vedi correre e ti viene voglia di farlo a tua volta. O almeno ti verrà voglia di bere dell'acqua. Ed ecco che venderemo l'acqua a 4 euro. Va bene Paolo, poi ci pensiamo a ste robe. Parlavamo dell'allenatore. Abbiamo altri nomi. Giorgio, io sono di Milano e sono milanista. Come sapete per me il derby ha un sapore speciale. Volevo quindi qualcuno in grado di battere finalmente l'Inter. Giusto, condivido. Hai idee quindi? Beh, ci sarebbe Sarri che qualche volta l'ha fatto. Ci sarebbe Van Bommel che aveva vinto il derby da giocatore. Ci sarebbe Thiago Motta che pur essendo un ex Inter quest'anno l'Inter l'ha battuta. E poi c'era Lopetegui che aveva vinto contro l'Inter in Europa League. Per me non era un nome completamente sbagliato. Lo so, tutti noi eravamo d'accordo. Ma non va bene ai tifosi. Chi è Lopetegui? Sempre quello di prima. Ho capito che ai tifosi non va a genio. Ma noi siamo pagati per decidere. Io sono milanista. Sono di Milano. Ma devo anche essere freddo. Non posso essere un tifoso e basta. Nessuno di noi può essere un tifoso e basta. Se Lopetegui ci sembrava il profilo giusto non dobbiamo tirarci indietro adesso. Giorgio, ti stimo come dirigente e come persona, ma non hai capito un cazzo di ciò che stiamo facendo qui. Noi dobbiamo prendere il pubblico e renderlo partecipe. Dobbiamo metterlo al centro. Siamo una media company. Dobbiamo mettere il fan al centro di tutto. Se i tifosi non vogliono Lopetegui, allora il Milan non vuole Lopetegui. Altrimenti chi ci va allo stadio? Giusto Paolo? Assolutamente. Lo so Jerry, ma noi mettiamo i soldi. Anzi tu li metti alla faccia della procura. E quindi dobbiamo decidere noi, non i tifosi. Se dovessimo ascoltare loro dovremmo prendere Conte. E sì allora, il Milan prenderà Conte. Aspetta, chi è sto Conte? Zlatan, ci si può fidare di questo qui? Ma io ti ho giocato un paio di volte a padel contro e mi sembra bravo. Vedi, è già qualcosa. Paolo, tu che ne pensi? Beh, Conte vinse lo scudetto nel primo anno ufficiale dello Juventus Stadium. E grazie a quella vittoria i prezzi dei biglietti allo stadio vennero aumentati l'anno dopo. Ancora con sto stadio? Vabbè, lasciamo stare. Tu, Geoffrey, che ne pensi? Non lo so. Conte non è la prima persona a cui penso se penso alle parole condivisione o unità di intenti. Di solito Conte arriva e dopo un tot inizia a criticare i dirigenti o peggio ancora le proprietà. L'anno scorso Maldini è stato cacciato per molto meno. Io sono americano. Sono per il free speech. Ognuno può dire quello che vuole nelle mie società. Guarda che rischiamo che quello ci critichi ogni settimana per tutto l'anno, eh. Giorgio, ti ho appena detto che il tifoso è al centro di tutto. Se il tifoso vuole Conte, io voglio Conte. Qualche critica potremmo anche sopportarla. Quanto chiederà di stipendio? 3 milioni. Allora spingiamoci fino a 5. All'Inter ne chiedeva 11 o 12. Al Tottenham 15. Voi italiani sempre a chiedere cifre astronomiche. Vabbè, ma sarebbero soldi ben spesi per Conte, no? Li vale? Beh, sicuramente è un grande allenatore. Da lì essere certi che faccia bene, non lo so. È naturale che i tifosi lo vogliano. Ha un grande palmarès. Fa un sacco di scene in campo mostrando la sua energia. Carica i giocatori. Insomma, fa quello che piace ai tifosi. Ma ripeto, noi non siamo tifosi e basta. Dobbiamo pensare anche ai possibili effetti collaterali. Le critiche costanti che potrebbe farci. Le richieste elevate nel mercato. La possibilità che se non vincessimo avremmo ancora di più i tifosi contro. Perché tutti sarebbero dalla sua parte contro di noi. Si potrebbe creare un clima davvero teso, insomma. Capisco, insomma, costi e benefici. Però da imprenditore so bene che il successo non arriva se non rischi qualcosa. E mi pare che questo Conte di successo ne capisca. Sembrerebbe uno tosto. Uno di quelli che mi piacciono. Però dicevi anche che vuole 15 milioni, eh? Non ci sono piani B? Ci sarebbero gli italiani. Sarri, Thiago Motta o De Zerbi. Tutti che fanno giocare bene le proprie squadre. Ognuno con il suo carattere particolare. Sarri forse non vuole più giocare in un top club. Thiago è bravissimo. Ma sta per andare alla Juve. Sarebbe quindi De Zerbi. Ai tifosi piacerebbe? Sì, ha una bella nomea. Fa giocare bene le sue squadre ed è pure cresciuto nel Milan. Perfetto allora. De Zerbi sia. Quanto vuole? 1 milione? Offriamogliene 3. L'ingaggio è giusto. Però... però cosa? Però ha una clausola rescissoria. Per prenderlo dovremmo tirare fuori 15 milioni.
Voi italiani costate un botto. Paolo, tu che ne pensi? 15 milioni sono tanti. Se prendiamo un litro di birra a un euro dal fornitore e lo rivendiamo a 5, ci potremmo ricavare 75 milioni con quei 15. Non so se li spenderei per un allenatore. Vabbè, lasciamo stare, Paolo. Perché non facciamo un reality coi vari candidati? Qualcosa tipo The Apprentice. Non lo so, presidente, così vincerebbe Conte. Ah, giusto, giusto. Ma allora davvero non abbiamo un nome che non costi troppo? Che non rompa troppo i coglioni? Che ci possa garantire qualche buon risultato e a cui vada bene il mercato che stavamo organizzando da settimana? Beh, un nome ce l'avrei a sto punto. Anch'io. Pure io. Ma sapete che anch'io ho un nome adesso? Oh no, ragazzi, sapete che i fan ci linciano. E vabbè. Ok. Stefano, col cazzo, pres. Vado al Napoli, saluti. Ah, vabbè, Bonera che fa?